Perfetto, sì Carmine, buon pomeriggio, grazie della linea in diretta da Chieti con Emanuele Cavallucci. Emanuele, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito, diceva Carmine Perantuono da studio, pronto per la difesa del titolo il prossimo 1° giugno, titolo conquistato l'8 marzo qui a Chieti. Sì, dopo l'8 marzo abbiamo ricevuto subito la chiamata per la difesa del titolo qui a Chieti sempre. Ho accettato e sono stato fermo 2 settimane e ho ricominciato subito la preparazione in vista del 1° giugno. Ho qualche acciacchino fisico, tipo al ginocchio, che non mi lascia in pace, non mi posso allenare al 100%, ma per il 1° giugno farò vedere grande spettacolo come sempre. Tra un po' faremo anche un appello al pubblico, anche se devo dire non è che ce ne sia tanto bisogno, Emanuele, perché abbiamo visto che bella cornice l'8 marzo. Cerelli, l'avversario scelto per la difesa del titolo, ha qualche problema, è proprio notizia dell'ultima ora? Sì, abbiamo appena ricevuto una telefonata che Cerelli si è fatto male, quindi al 99% quasi sicuramente non sarà lui il mio avversario del 1° giugno. Il mio staff, il procuratore stanno cercando un avversario che accetti la sfida per il titolo italiano. Chiaramente essere campioni d'Italia ti ha cambiato un po' in questi mesi, non dico la vita, ma comunque è cambiato un po', Emanuele Cavallucci? È cambiato il fatto che ho molto meno tempo libero, sia per gli allenamenti, perché mantenere il titolo italiano può essere più difficile che ottenerlo. Quindi mantenerlo è molto difficile, anche perché gli avversari verranno agguerritissimi col sangue agli occhi, quindi è cambiato appunto che non ho più tempo libero, sono sempre o in palestra o al lavoro appunto perché devo lavorare. E quindi ho veramente poco tempo libero. Quel poco tempo libero che ho sto a casa, sono molto sincero, sono a casa, perché andare in giro e parlare di pugilato con tutti quanti ovviamente è uno stress mentale. Campione italiano pesi welter, per i meno addetti ai lavori cosa significa? Significa che in Italia c'è una classifica sul sito della federazione dove il campione italiano sono io. Che cosa significa dei pesi welter? Che il peso da rispettare è che non posso superare i 66,5 kg. Oggi quanti ne fai? Oggi ne faccio circa 70. Quindi è da togliere più di 4 kg? Sì, circa 3,5 kg, 4 circa, per stare tranquilli 4 la settimana prima dell'incontro, per poi reintegrare qualcosa gli ultimi giorni. Quanto è difficile levare 4 kg in meno in un mese e mezzo? Allora, tutto dipende dalla tua struttura fisica. Ad esempio, io sono un longilineo, quindi di mio sono molto magro, quindi togliere questi 4 kg sarà molto difficile. Poi c'è chi di struttura ha qualche chilo in più e li toglie più facilmente, ma per me è difficilissimo. L'ultima, Emanuele, pubblico fantastico l'8 marzo, il giorno della conquista della corona. Vuol dire che Emanuele Cavallucci è amato e stimato qui in Abruzzo. Ti senti già di dire qualcosa ai tuoi tifosi per il 1° giugno? Allora, colgo l'occasione ovviamente per ringraziare di nuovo le 1000 persone, anzi più di 1000 persone che sono accorse l'8 marzo. Le ringrazio dal profondo del cuore, davvero non me l'aspettavo, è stato bellissimo, è stato un sogno. Per il 1° giugno vi aspetto e spero che ci sia ancora più pubblico, ma soprattutto ancora più calore, che è quello che mi ha portato alla vittoria. Campione italiano assoluto, naturalmente pesi welter, grazie a Emanuele Cavallucci. Come vedi, Carmine, l'Abruzzo è pieno di tante risorse sportive. Emanuele è un'eccellenza, campione italiano e quindi motivo di orgoglio per tutta la nostra regione.